Ciao a tutti, buongiorno, come state? Oggi ripropongo un giro già postato da me tempo fa, fatto con mio amico Giorgio, detto lo zio. Siamo nelle valli di Comacchio. Oggi lo faccio in compagnia di altre persone, ragazzi e ragazze, che ci tengono a farlo, e lo facciamo al contrario. Vi farò vedere altre cose che nel video scorso casomai non avete visto. Siamo partiti dalla COP di Comacchio, abbiamo lasciato la macchina lì alla COP e abbiamo preso la parte destra subito sull'argine. Oggi sono in compagnia sempre di donne, non mi posso lamentare. Tutti quei palli lì vengono dall'Appennino. E qui ci siamo fermati a bere il caffè. Partiti da Comacchio, stiamo andando in direzione Lido di Spina, perciò lo facciamo guardando la cartina sulla destra, facciamo questo anello. E qui siamo al Bettolino, qui si mangia bene, aperto che è poco. Thank you.
ed è il momento dello spuntino, crostata di albicocche dell'acqua, un paluca e un cake. Dai. Offerto da Luca. Dai. Invece Andrea va via di crostata. Andrea mangia tutto, plum cake, crostata, tutto. No, senza porra. Andrea mangia anche il corso, ma anche la pasta. Ma Robby pure. Farvi capire quante zanzare ci possono essere facendo questo pezzo di lingua. Guardate che lavoro, pieno di zanzare, pieno, è quasi impossibile fermarsi. Guardate, nuvole di zanzare, forse si nota, nuvole di zanzare. Perciò se lo fate, poi sembra che non pizzichino, però se lo fate, fatelo a tutta. Prendiamo il traghetto che attraversiamo dalla parte di là, Porto Garibaldi. Siamo tutti qui riuniti. No, beh, solo per sopra. Paghiamo e partiamo. Si paga, si paga 80 centesimi pedone e bicicletta per l'attraversamento del canale. E qui siamo arrivati a Porto Garibaldi, abbiamo traghettato 80 centesimi, pedone più bicicletta, tragitto corto, ma d'altronde non penso ci sia un altro modo.
e guardiamo dove poterci fermare a mangiare qualcosa. Qui friggitoria al faro, chissà. Ok, abbiamo finito di mangiare, abbiamo pranzato molto molto bene qui alla friggitoria Faro. Adesso prendiamo la bicicletta, rientriamo alla base dove abbiamo la macchina, circa 7 km, carichiamo il tutto e rientriamo verso casa. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere un bel like se vi è piaciuto e se non siete iscritti al canale, non dimenticatevi di cliccare e iscrivervi, per voi è gratuito e a me aiuta a supportare nuovi video. Ciao a tutti!